Dopo gli ostacoli economici posti da Rete Ferroviaria Italiana e Italfer, alle idee di varianti avanzate dai 5 comitati civici che si sono costituiti nei comuni interessati dal raddoppio ferroviario, questi ultimi ieri sono scesi in piazza. Si sono dati appuntamento in piazzale Marconi a Chieti Scalo per manifestare perché dicono che c'è stato poco ascolto delle loro istanze. Ma guarda, non è vero che ha trovato un ostacolo per i costi elevati. La verità, dobbiamo dirla tutta, questa variante non è stata presa per nulla in considerazione. L'unico progetto che è preso in considerazione è l'unico progetto che hanno presentato da sempre, cioè quello devastante, quello che abbatterà più di 40-50 case e rovinerà completamente i centri abitati, dividendoli ulteriormente, quindi impatti ambientali, impatti diciamo a livello di rumore, acustici, di tutti i tipi, di tutto e di più. E ci saranno anche problemi psicologici per quei poveri cittadini che avranno le case e che se vedranno le loro case abbattute e non sapranno a chi rivolgersi. Si protesta anche contro un dibattito pubblico considerato poco incisivo e contro la mancanza di alternative che potevano modificare il progetto di RFI. Noi puntiamo sulle alternative che dalla legge RFI doveva presentare, cioè RFI quando ha presentato questo progetto doveva metterci anche le alternative che dovevano essere discusse al dibattito pubblico. Il dibattito pubblico che è stato fatto per noi è stata una farsa, perché il progetto non era completo, mancavano di alternative. In piazza, oltre i comitati Comfer, Ferrovia, Mulino e quello di Alanno, a manifestare c'è anche il comitato No Ferrovia, Sì Strada Verde, che riguarda San Giovanni Teatino. Ma devo dire in premessa che il nostro comitato non nasce oggi, nasce da quattro anni, nel 2018. Ma perché nasce da quattro anni? Perché noi stiamo combattendo con Ferrovie da forse 20-30 anni, perché vogliono chiuderci il centro di San Buceto con un sottopasso che noi chiamiamo un buco, è una cosa veramente inguardabile. Oggi, oltre al sottopasso e quindi oltre a quell'opera assolutamente non servibile per il nostro territorio, vogliono addirittura raddoppiare i binari a San Buceto, San Giovanni Teatino, ma San Buceto chiaramente passa il treno, ci divide letteralmente il centro urbano in due parti, centro urbano che oggi è sia l'amministrazione comunale ma sia la regione Abruzzo e sia lo Stato italiano ha investito 15 milioni di euro per realizzare una piazza e una chiesa bellissima progettata dal famoso archistar Botta. Mi sembrerebbe di dire che la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, perché facendo questo raddoppio con quel devastante sottopasso significa chiudere il centro di San Buceto.